Vai. Eccoci qua. Ciao Gianni, intanto grazie di essere venuto qui al bar. Intanto è molto bello il fatto che mi abbiano segnalato il tuo profilo in tantissime persone. È bellissima questa cosa. In contemporanea, perché è uscito un articolo su un giornale in Italia del Rainbow Daddies, e quindi tutti hanno pensato giustamente di rigirarlo a Barpapà, dicendo: no, devi contattarlo, senti, senti, senti. E quindi eccoci qua, diciamo così, quindi non potevo non sentirti. E intanto dove ti trovi? Questa è la prima domanda che ti faccio. Io sono a Berlino, dove vivo No. da 21 anni ormai. Ok. Sono scappato dopo, mi sembra, il secondo Berlusconi. Quindi, giusto per dare un'idea storica, un contesto storico-politico, La ok. posizione politica. Questo ci fa capire già tante cose, ma comunque ok. E su questo, chiaramente, appunto, come dicevamo prima, fuori onda, si sente proprio il tuo accento tedesco, che hai perso quello italiano, proprio non... Prussiano. prussiano, si sente, Chiaramente è diverso, ci sono diversi accenti. quelle sfumature che soltanto chi studia bene lo sa. Solo un tedesco, un tedescofilo può riconoscere un accento prussiano. Certo, è chiaro. Quindi tu, Berlino, Berlino, sei lì e raccontaci un attimo la tua storia, cioè che cos'è questa associazione che tu hai creato, da dove nasce e dall'esigenza anche di cui raccontavi. Dici un po'. Io appunto vengo a Berlino 21 anni fa. Forse una cosa importante è dire appunto sono omosessuale. Questo, Quindi ok. esatto, perché questo Questo fa sposta un notizia. pochettino l'idea, certo, però Fa crea è l'interesse. un'ottima premessa da fare, certo, bravo. Diciamo. E niente, vengo a Berlino 21 anni fa. E mi porto dietro da sempre, dal periodo del coming out, il desiderio di paternità, che per me è sempre stato molto presente e che però vivevo all'inizio, soprattutto negli anni 90 in Italia, in contraddizione con la mia omosessualità, perché negli anni Certo. 90, insomma, il tema, avevamo altre priorità, avevamo altre, come si può dire, problemi, fra cui l'AIDS, per cui insomma. Erano altri pensieri, diciamo così, Altri quindi. pensieri, però io ce l'avevo questa cosa qui. Cioè io mi ricordo il mio primo pensiero dopo che ho deciso di fare un coming out, a parte la felicità di dire: ah, chi se ne frega, ora lo dico a tutti, puttana Eva. Cioè, nel senso, E adesso? questo vuol dire che non avrò mai figli, insomma. Certo. E poi ho cominciato, come si può dire, in maniera molto carbonara, si dice, Sì, massonica. sì, massonica, a dire: ma forse ci sono. Per cui proprio parlavo alle mie amiche d'università, dicevo: ma guardate, quelle che non avevano fidanzati, guardate, se non Se vi serve, diciamo se vi così. Ci serve, io sono qui, cioè, nel senso, sano, intelligente, cioè, nel senso. Poi un tipo, automunito, quindi ce n'è. Vabbè, piacente no, però un tipo, insomma. comunque simpatico, quindi ci sta, dai. Esatto. E tutte mi guardavano, ridacchiavano, nessuno mi ha mai preso sul serio, però. Per cui appunto sono venuto a Berlino e mi sono portato dietro questo desiderio, Ma tu sei andato a questo. Berlino per amore o per... Diciamo di sì, cioè il mio fidanzato Diciamo. dell'epoca fiorentino, sì, cioè era per rivalsa, se poi rivalsa fa parte dell'amore, per cui insomma. Certo, No, però indubbiamente. fondamentalmente avevo un fidanzato, io vivevo a New York all'epoca e avevo un fidanzato fiorentino che viveva a Berlino, sono venuto a trovarla a Berlino, mi ha lasciato, io per ripicca sono venuto qui, l'ho ripreso e, cioè, vabbè, e sono Vabbè, rimasto. veramente un incastro incredibile, quindi, Cioè, nel ok. senso, Berlino non era assolutamente nei miei Nei piani, però piani, ok. sono arrivato nel 2000 ed erano gli anni migliori di Berlino, cioè era ancora quando Certo. era ancora come si può dire, nessuno la conosceva ancora, non c'era il turismo di massa e sarebbe arrivato 10 anni dopo, era ancora un segreto per pochi, insomma, nel senso. Per cui mi sono goduto questi anni berlinesi in cui appunto facevo la vita berlinese, si faceva nei caffè, discoteche, eccetera, eccetera. Poi
Poi a un certo punto, però, come tutte nelle grandi città, c'è questo problema anche di, come si può dire, trovare delle radici non solo affettive, ma anche proprio qualcosa che ti tenga, che ti radichi nella città. Nelle città più piccole questo è un attimino più semplice, nelle metropoli la solitudine si fa sentire. Certo. Per cui, come si può dire, questa solitudine e questo desiderio che ho avuto da sempre di paternità, combinati, hanno creato una energia propulsiva, per cui ho detto: bene, ora mi ci metto, come si dice in prussiano, di buzzo Di buzzo buono. buono, certo, quindi questo. Classico, questo proverbio della bassa Prussia, appunto. E lì mi sono messo un po' a capire come ho riapprocciato il tema e a cercare di capire quali erano le varie opzioni. All'epoca c'era chiaramente l'utero in affitto, che però per Certo. me, per questioni etiche del tutto personali, non voglio mettermi ora qui a No, no, per carità, non certo. era, diciamo, una soluzione che Percorribile. percorribile. L'adozione, sì, buona, eravamo ancora anni luce da Infattibile. infattibile, per cui l'unica cosa che rimaneva era riapprocciarsi all'elemento femmineo proponendo Cioè, la merda. tornando a quella vecchia proposta universitaria del ma io Esatto. sto qua. Però ho detto, magari ora in Germania le donne hanno un approccio meno, come si può dire, un po' più aperto rispetto a certe tematiche, meno conservatore, pseudo-cattolico, eccetera, eccetera. E ho cominciato a spargere la voce, e poi c'erano anche, ne so, in siti gay Romeo, per dire, di incontro, come si chiama, date app, c'erano anche dei gruppi in cui delle donne avevano fatto dei profili falsi, per quello dicevo carbonaro, insomma, un po' perché era tutto un po' sotto traccia, un po' di nascosto, era un po' questi tentativi, insomma, di... Cioè, donne che facevano profili fake da uomini. Sì, per entrare in questo gruppo che si chiamava Rainbow, Regenbogen Familie, Rainbow Family. E niente, per cui per 2 o 3 anni io ho cominciato proprio a fare incontri quasi sempre erano coppie lesbiche, oppure c'era addirittura il centro, come si chiama, perché lo devo tradurre, il centro gay e lesbico berlinese faceva anche degli incontri una volta ogni 2 mesi per persone che volevano diventare, per omosessuali che volevano diventare genitori. Ah, quindi c'è proprio, non ti dico istituzionalizzato, però comunque. Erano le prime, come si può dire, i primi tentativi di uscire dalla tematica dell'utero in affitto della banca del seme, però, che ne so, te andavi in questi incontri, c'erano, ne so, 6 persone, Certo. sembrava un po', poi, non so, qui in Germania, cioè, nel senso, questi incontri hanno sempre un che di molto algido. Certo, quindi non c'è quel calore latino. No. No, Ok, per cui no, no. cioè, nel senso che c'erano queste 2 o 3 lesbiche tedesche che ti guardavano e fondamentalmente lo volevano un donatore di seme a gratis, Ok, chi c'è? perché la banca del seme ti costa 4.000-5.000 euro a botta, insomma, Ah, a botta quindi. di Sì, campioncino. è chiaro. E niente, per cui, e poi, insomma, io comunque ho questi incontri con queste donne, con queste coppie trovate su queste app, oppure di amici di amici. Però quasi sempre, appunto, si arrivava al problema,
ci si imbatteva subito sulla prima problematica, cioè che la paternità, che il come si dice in italiano, che io tutta questa come si può dire, tutte queste storie l'ho vissute sempre in tedesco. Certo, quindi per cui cioè il vocabolario è limitato a quello. La patria potestà, penso. Ah, ok, sì, sì. Perché sì. La patria potestà è per due genitori e basta. Mm-hmm. Mentre in queste costellazioni qui noi ci si trovava sempre entro quattro. Certo, comunque c'era una sovrabbondanza di persone, diciamo. E di solito le lesbiche venivano sempre in coppia, le donne, e davano per scontato che come si può dire, lo schema abituale 10 anni fa era questo. La genitrice che prendeva chiaramente una patria potestà, la madre, la seconda madre che prendeva la reclamava poi la seconda potestà attraverso il processo di adozione, uh-huh. E il padre che era il come si può dire una figura quello che cammina in ciabatte dentro casa, ma nemmeno no, nemmeno neanche di distanza, per cui cioè, nel senso, no, era più che altro si chiamava padre naturale con funzioni da zio. Ah, cioè, proprio così, cioè, proprio un termine così. Sì, anche funziona. Ok, che meraviglia. Pure Wochenendes Papa, cioè padre da fine settimana. come i pescatori della domenica, cioè quelli che vanno lì giusto per hobby. Okay, sì, sì, no, ma era molto tutto, come si può dire, stereotipato. Sì. E a me invece, io invece volevo, sono un, così si dice, mi piacciono le responsabilità, mi piace... Per cui non era una cosa che a me andava, cioè, perché io volevo già il secondo... la seconda patria potestà, diciamo. Poi a un certo punto su Facebook un anno mi entra la pubblicità di un portale di incontri per co-parenting. Per cui mi scrivo subito, mi faccio un profilo che era chiaramente, doveva essere un po' diverso da quello dei miei profili di incontri gay. Perché... Tipo LinkedIn e Instagram, cioè no, quindi quella no, differenza. Esatto, però quello era uno nuovo, per cui mi dice, ma io che scrivo, che foto ci metto per trovare una donna che voglia diventare la madre dei miei figli? Cioè, era uno... cioè, spiegami un attimo come funziona quindi questa app, questo sito, perché non so in Italia, sinceramente non so in Italia come possa funzionare, ecco, non esiste, quindi non c'è una cosa del genere, e quindi cioè, come funziona? Cioè fondamentalmente te ti iscrivi come uomo, donna o trans o qualsiasi, fai proprio un profilo dicendo... vorrei diventare padre, con appunto scrivi con Sorgerecht, appunto la patria potestà, piuttosto oppure voglio avere una funzione sociale, cioè nel senso c'è tutto un c'è tutto un oppure voglio solamente essere donatore, cioè nel senso c'è tutto un vocabolario che è nato, sta nascendo intorno. Certo. Intorno a questa cosa qui. E poi cioè è un sito di co-parenting, per cui ci sono anche eterosessuali. Cioè certo. Cioè, anzi, la maggior parte sono donne eterosessuali, perché il co-parenting nasce da omosessuali e lesbiche, perché omosessuali e lesbiche hanno più esigenze e meno possibilità. Certo. Più impedimenti, diciamo così, se può... naturali e sociali, certo. E politici, mentre però viene poi usufruito da tantissime donne eterosessuali che alla fine dei 30 arrivano lì e c'hanno questa pressione, questo... Perché c'è anche, cioè, mi confermi che c'è anche lì a Berlino, quindi quando fate la nonna che dice quando fate un figlio, quindi. Esatto, questo e poi l'orologio biologico che certo. Rinca sempre più pesantemente e da eterosessuale c'hai questa pressione doppia di dover trovare non solo
un uomo, cioè un padre, che non sia semplice, ma poi pure con cui averci una relazione. Cioè, e si sa che non sono due cose che si trovano in maniera facile, e molto meno se sei sotto pressione spazio-temporale. Insomma. Certo. Per cui il levare, e così può dire, la pressione di trovare un partner, ma devi solamente trovare un cogenitore, spinge molte donne appunto a... Certo, è chiaro, quindi è, diciamo, una dimensione altra, diversa, un'altra tipologia di approccio, però sicuramente facilita a chi non è, appunto, in possibilità, chi non ha queste possibilità, è una grandissima cosa, quindi bello. Poi vediamo anche il corrispettivo italiano, appunto, la tua visione in Italia su questo, però quindi continua, allora, visto questo sito ti iscrivi e trovi... E c'erano... penso 7 donne a Berlino, perché era in Germania, per cui io faccio copia e incolla, ciao, sono un messaggino, ciao a tutte, e mi rispondono in 2 che erano una coppia, e tra l'altro anche le fondatrici di questo portale. Ah, okay. E le incontro a un caffè, un date, ci troviamo simpatici, anche da un punto di vista estetico, bene o male, perché io avevo, per esempio, mesi prima conosciuto una ragazza, una signora, all'inizio dei 40, aveva 6-7 anni più di me all'epoca, che mi stava, che è simpatica, così. E ci siamo frequentati per 3 o 4 mesi. Poi quando lei mi disse, ma senti, si fa allora un figliolo insieme? E io lì ebbi una reazione di pancia. Dice, cioè, lei era una più di queste valchirie tedesche di 1,85 E io mi resi conto che non mi sarei mai potuto immaginare un figlio nostro. Ah, ok, cioè non c'è il match, non andava. L'unione, che dall'unione dei nostri due corpi e DNA potesse venire qualcosa di buono. Non lo so, insomma, sono questioni anche di pancia, insomma. Nel senso, giusto, che... giusto, certo, certo. E poi sì, e poi il pensiero anche, perché comunque sono passi importanti, cioè... Tu poi rimani legato a vita a questa persona, per cui certo. L'istinto è anche John. E mentre con queste altre due, il primo incontro, poi ci siamo frequentati ed è nata proprio un'amicizia. Cioè, si vede, io che ne so, le portavo alle feste dai miei amici per sentire anche se, come si può dire, si sarebbero inserite socialmente. Appunto nella mia cerchia di amici, sì. Perché bene o male, però appunto erano tutti tentativi, perché uno dice, ma cosa cerco ora io? Perché generalmente, cioè, si entra in una relazione e poi dopo si dà per scontato che all'interno di questa relazione si abbiano dei figli. Certo. Tutte e due si vogliono oppure no. Mentre qui è un po' il processo all'incontrario, insomma. Prima si decide se vuole avere dei figli e poi si vede se questo desiderio si può realizzare insieme, insomma. Per cui, io per esempio sono stato accusato tante volte di superficialità, di egoismo, e invece a me mi sembra un processo molto più rispettoso. Certo, è chiaro, no, ma i futuri figli rispetto al processo eterosessuale inverso. C'è ancora tantissima, soprattutto qui in Italia, siamo anni luce da quello che mi stai raccontando, ma proprio a livello di processo mentale, cioè una app del genere, un concetto del genere verrebbe bannato, cassato e attaccato da qualunque fazione, cioè
è veramente molto 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 complicato. Già l'utero in affitto, già comunque tutta la parte che riguarda comunque la, la possibilità di comunque trovare una donatrice e via dicendo, non è ancora accettato, ma sicuramente sono fatti dei passi da gigante, no? Quindi comunque ce ne sono tanti. Ma questo è proprio, cioè, siamo un altro pianeta. Purtroppo. Quindi, quindi come, cioè, una delle due, come testo croce? Fondamentalmente dall'inizio era chiaro, perché loro si erano già, come si può dire, già accordate comunque. Accordate che c'era Cristine, che era la persona che voleva diventare madre, mentre l'altra non voleva nemmeno la paternità, esserci. Okay. Però insomma, come funzione di seconda madre. E poi loro però durante, io dissi subito a Cristina che avevo e a Miriam che volevo, che avrei voluto un anno di tempo, perché un'altra esperienza che avevo fatto nei precedenti anni è il fatto che molto spesso le donne arrivano con una certa fretta, cioè tu sei abbastanza influente come uomo, loro vogliono lo spermatozoo, non sei importante, cioè il contenitore, contenuto, il contenitore. Per cui, e per me quello era già un, avevo imparato, e per me quello era già un criterio per eliminarle. Giusto, certo. Voleva dire che io non ero una figura importante in questo progetto, ma scambiabile. Certo. Per cui io a Cristina gli dissi: guarda, io però prima di un anno non mi muovo, cioè nel senso voglio almeno, cioè così almeno già lo sai, un anno per conoscersi, fare le vacanze insieme, vedere come come interagiamo. Lei disse subito di sì, per cui anche questo buono. Insomma, poi appunto abbiamo fatto le vacanze insieme, anche con i miei genitori. E quindi siete diventati amici, siete entrati in confidenza. Io proprio mi ricordo, cioè, ho detto, ora facciamo una settimana di vacanza insieme in Brandeburgo, che è una regione grigia e abbastanza deprimente, per dire se superiamo questo, secondo me possiamo superare, certo, anche un processo di generazionalità. E andò bene. Poi loro si lasciarono durante questo anno. E io e Cristina decidemmo: ok, allora proseguiamo come single. Dici, tanto ormai era questo era il match, quindi. Esatto. E poi niente, come si può dire, alla fine scoccare dell'anno. Scoccare dell'anno, lei, pum, allora si fa. E io, va bene. Proprio, cioè, era il. Proprio così, cioè, l'anniversario, e tu. E lei mi fa: benissimo, allora siamo a cena, lei prende il calendario per vedere quando hanno le prossime ovulazioni e mi dice: ah, segnati la data, facciamo due tentativi, parliamo anche lì dei tentativi da fare prima o dopo l'ovulazione, perché quello influisce, secondo questa teoria, sul sesso della nascitura. Ah, per quello, non per la fertilità, cioè per capire se è maschio o femmina. Ma sì. Dai, ma non credo che ci sia nessun tipo di valore scientifico, però comunque è sempre bello da farlo. Lei è addirittura dottora, cioè, addirittura, quindi c'è, nel senso, non c'è, no, invece, vabbè ognuno. Vabbè, io non mi sono, io sono uno. No, per carità, c'è chi è. E niente, però la cosa bellina è che io mi sono segnato le date, poi arrivo a casa e io, siccome lavoro per una compagnia teatrale che gira per il mondo, ho letto di questa cosa e mi interessa molto. E vidi che eravamo in tournée a Mosca. Per cui gli scrivo un messaggio su WhatsApp e gli dico: guarda, dal 10 al 17 sono a Mosca, per cui dobbiamo rinviare al mese dopo. Lei mi riscrive con un quarto d'ora dicendo: ah, ho prenotato i voli.
E quindi è venuta in Russia. Quindi è stata concepita, diciamo, in Russia. Quando dicevo che una donna quando si mette in testa. No, vabbè, quello, vabbè, quello vale in tutto il mondo, Esatto, cioè, non la ferma. no, no. Per cui il primo tentativo avvenne all'ombra o sotto i ghiacci della Piazza Roma. Bello. Scusami, però, perdonami, io il sistema del bicchierino, che cos'è esattamente? Cioè, che come perdonami. No, perché guarda, ti giuro, ne ho usata troppa e questo è il problema. Devo tornare un attimo indietro perché non ho, cioè, non ho la più pallida. No, Quindi non c'è. è come un. I tedeschi sono famosi per il fai da te. È questo, Cioè, anche. loro dove possono risparmiare, risparmiano. Perfetto, quindi d'accordo. E in Questo è questo caso, il cioè, quindi non c'è stato nessun tipo principio. contatto, non c'è stato un. No. No, perché quello sarebbe stato strano. Per cui, Cosa sarebbe stato strano? allora, Ok. se si fa, tu Fai quello che metti devi fare per i fatti tuoi. il pepe in una provetta. Sì. Come si farebbe, diciamo, per una fecondazione assistita, diciamo, quindi metti, Però poi ce la fai a casa, poi non vai è a casa. la siringa. Ah, proprio così. Ci sono delle siringhe apposta, Apposta. io però, se ti dico Ok. la verità, non ho mai visto. Poi dopo ci sono vari, per esempio c'è un mio amico, lui ha fatto sesso con la sua Ah, migliore ok, amica, che lui aveva deciso di farlo con la sua migliore amica. Poi ne so, c'è quelli che lo hanno fatto in presenza, Ah, vedete, cioè, quindi è proprio fecondazione assistita, nel senso che hanno assistito alla fecondazione. hanno assistito Stavano là, al era processo. vero. Io invece no, io Tu andavo, sei da casa. però, per esempio, per esempio, appunto, fai questi due o tre tentativi a ciclo. E io mi ricordo a Mosca non venne fuori nulla. Poi il secondo tentativo non venne fuori nulla. E il terzo tentativo, anche lì, io scrissi che dovevamo rimandare perché ero in tournée in Turchia. E lei mi disse: "Ah, Ho ma preso i no, biglietti. no, lei non venne in Turchia." Ah. A un certo punto No, è veramente diventata accanimento. pericolosa la cosa. No. Certo. E mi disse: "Ah, non fai una cosa, anche se è un po' presto rispetto all'ovulazione, vieni prima di partire." E io mi ricordo proprio, ormai era un processo, come si può dire, abbastanza consumato. Per cui io proprio presi il taxi, gli dissi di fermarsi un attimo a Ah, proprio così il fermare. tempo descende, quello che serve. Era diventata una specie di routine, Ok. e quella sosta in taxi mi ha reso padre, diciamo. Niente, incredibile. Ma l'hai detto al tassista, ce cioè, l'hai mai più. No, però Dovevi io rintracciarlo. quando tornai mi sembra stati 3 3 no, tornai. Poi dopo ripartì per un'altra tournée. Quando tornai da quella tournée, arrivai alla porta di casa mia, c'era una cartolina ficcata nella porta con una stella cadente. E io così, sai quando torni la sera dopo tutto un viaggio, Stanco. non mi ricordo nemmeno da dove, cioè da qualche. Per cui mi appoggiai questa cartolina sul tavolo, pensavo fosse della pubblicità, andai a fare le mie cose, feci la doccia, poi ritornai in cucina, c'era questa cartolina, la presi, la guardai, era scritta a mano, però senza francobollo, e fondamentalmente ero lì che la lessi, a rilessi. C'è scritto sei E papà. te lo giuro, la rilessi 3 o 4 volte perché non riuscivo a capire chi l'aveva scritta Intanto. e che me voleva dire. Fondamentalmente c'era scritto che nel mese di dicembre sarei diventato padre. Quindi così. Pum!
Mamma mia, che botta! E quindi, e da lì è partito il tutto, diciamo, da lì è successo il delirio. E giusto per capire, questa tua associazione, che cosa fa? Cioè, questa è la tua storia. Ce n'erano altre, chiaramente, come te, giusto? Non Esatto, sono. quando poi sono diventato padre e andavo ai giardini o parlavo con i miei amici, i genitori, mi mancava uno scambio, cioè nel senso mi mancava perché la mia esperienza era, cioè c'erano delle tematiche comuni tipo come cambi il pannolino e quello, Certo, è chiaro. però io per esempio, a me la cosa che più mi mancava era confrontarmi con altre persone che avessero un rapporto simile con una donna. Perché Certo. era, io, cioè nel senso, avevo delle domande, delle problematiche, delle incertezze e non riuscivo a trovare un Scusi, ma tu confronto. con Cristina, giusto si chiama? Non vivete insieme? Sì. Ah, ok, quindi. Diciamo, abbiamo vissuto 7 anni insieme. Ah, ok, Perché io perfetto. avevo comprato 2 appartamenti che ho unito con una persona Ok, quindi. in mezzo e poi ognuno aveva il suo appartamento, diciamo. Ah, ok. Per cui fino a 4 mesi fa abbiamo vissuto insieme, poi la bambina ora è abbastanza grande, per cui ognuno ha il suo Il suo spazio. spazio. E quindi ho cominciato a cercare di vedere se mi mettevo in contatto con altri genitori o padri che avessero fatto un percorso La insieme stessa situazione, certo. a me. E attraverso, che ne so, articoli su, perché io e Cristina eravamo abbastanza esposti da un punto di vista mediale, perché a causa di questo sito web e lei, di questo portale. Per cui avevo dato già molte interviste quando lei era Certo. piccola, per cui, che ne so, due genitori mi contattarono, un mio ex decise di fare un percorso simile, Ah, ok, per certo. cui eravamo già in tre. E già. Che E qui a Berlino c'è il concetto dello Stammtisch, cioè sarebbe? è il tavolo che fisso, si chiama, cioè nello Kneipe. C'è un gruppo che si incontra tutti i lunedì, per cui ha il tavolo riservato il lunedì dalle 7 in poi. Si chiama Stammtisch. Ah, ok. Per cui mi venne l'idea di fare, perché non facciamo anche noi Certo. tre? E ci siamo incontrati in tre e io postai la foto su Facebook dicendo Regenbogen Stammtisch, cioè lo Stammtisch che fa Tavolo. il baleno. La volta dopo mi contattarono anche in due, altri due o tre. E quindi già. La volta dopo, e ora, 5 anni dopo, siamo 150 a Berlino. Mamma mia. Abbiamo scritto un libro, La prima guida sul co-parenting, Ma che meraviglia. in cui abbiamo. No, non ce l'ho, magari dopo te lo vado a prendere. E dove abbiamo. Così vuol dire riunito 100 storie di co-parenting in Germania, chiaramente, ma poi anche dove diamo, c'è proprio una lì, per esempio, facciamo un capitolo sui consigli, sulle cose che uno a cui deve stare attento o deve prendere in considerazione, gli aspetti legali, la situazione legale che chiaramente è sempre in movimento. Perché fondamentalmente quello che a me che io volevo è che la nostra esperienza non andasse perduta nel fatto che, cioè, che noi siamo come isole ora, Certo. tutti come me, tutti questi 150 solo a Berlino, hanno fatto percorsi molto personali, molto appunto massonici, fra virgolette. Per cui per me, e attraverso questi scambi però, sono venute fuori tematiche che sono molto simili per tutti. Per cui, ne so, raccogliere appunto queste esperienze per la generazione futura che non si debba, come si può dire, confrontare sempre di Sbattere di nuovo, nuovo con le stesse cose, ma che certo. possa andare un po' avanti, insomma.
Beh, ma sicuramente capire che ci sono altre persone che come te stanno affrontando le stesse identiche problematiche, che questo vale in tutti i settori, ed è un po' l'idea da cui nasce Barpapà, cioè il fatto di radunare padri che non sanno, sanno come si fa fondamentalmente, no? È la prima volta nella storia che ci permettiamo di essere padri noi uomini, proprio cioè di Esatto. voler essere padri, no? In qualunque forma e maniera. Però non l'abbiamo mai fatto e E non lo dare sapevamo. E darci, esatto, sì, dare assolutamente visibilità a questo. Assolutamente. al fatto che venendo incontro anche alle richieste delle genitrici, cioè nel senso delle madri, e Certo. del fatto di una paternità più consapevole e attiva, e il fatto Totalmente. di dare visibilità a questa cosa qui, per me era importante anche perché da un punto di vista di rappresentanza politica, di lobby politica, era una questione completamente declinata al femminile. Cioè, Certo. infatti volevo io che anche da un punto di vista, non solo mediatico, ma anche politico, la nostra esperienza e la nostra rappresentanza fosse vista. Cosa nobile e giustissima, e soprattutto secondo me la cosa meravigliosa è sapere che ci sono persone che grazie a questo hanno fatto magari un percorso simile al tuo, no? Cioè, perché al di là di trovare persone come te, che è la cosa migliore perché uno si confronta, ma dare la forza, il coraggio e il fatto di dire sì, si può fare, secondo me è una grandissima conquista. Noi nel nostro stantice accogliamo chiaramente anche non solo genitori, ma anche chi si interessa. E te fai conto, negli ultimi 6 anni sono nati 15 bambini Che bello. da ragazzi che sono venuti dicendo: come si fa? Si può fare, cioè, ok. E ora insomma siamo un bel gruppo, insomma. Un bel gruppo, ma che meraviglia, che meraviglia. Guarda, Gianni, io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata e sono stra curioso in realtà di venire su, dovrei venire su a fare uno spettacolo perché anch'io in tutto questo mi occupo di teatro e di improvvisazione teatrale, quindi comunque per questo che mi interessava la tua pa altra parte, diciamo così, di lavoro. Dobbiamo conoscerci, prenderci una birra dal vivo, quindi questo assolutamente. Ricordaci un attimo il sito e quindi magari se c'è qualcuno, qualche italiano a Berlino, so che c'è una comunità infinita su a Berlino. Noi abbiamo una pagina Facebook che utilizziamo per le nostre attività per rendere, e si chiama appunto Facebook / The Rainbow Daddies. Ok, perfetto. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto quanto, per tutte le attività e quando vuoi passi in Italia e quando torni nella tua Firenze, facci uno squillo che le porte del bar sono aperte e ci prendiamo una birra, ok? Molto volentieri. Grazie mille, Gianni. Buona giornata. A te.